che non abbiamo intenzione di pagare quelle cartelle. Non è possibile, non è affari nostri. Domenico, qua non ce ne andiamo, qua entriamo dentro. Questa è casa vostra. Entriamo dentro. Per parlare almeno con la gente. Lo sapevate, lo sapevate, però. Lo sapevate, lo sapevate. Almeno un megafono per parlare con la gente. Se mi aveste chiesto un incontro, no, ci saremmo organizzati. Ho scusato una settimana. Ma il tempo per poter sospensione della Lazio. Da una norma nazionale e che noi dobbiamo rispettare. Abbiamo valutato con grande attenzione le vostre richieste e riteniamo che la vostra richiesta di trasparenza assoluta sia fondata e che quindi in un'assise pubblica, che sarà un consiglio monotematico su questo fatto, dove snoccioleremo i numeri e dove vi spiegheremo perché sia voi che noi siamo tenuti come bravi cittadini al pagamento di questa tassa. Voi avete diritto a saperlo come lo so io e quindi io ho il dovere, insieme a tutta l'amministrazione, maggioranza e minoranza, di spiegarvelo. Questo è l'impegno che assumiamo. Nel giro di 10 giorni convocheremo una pubblica assise, lì rivedremo tutti insieme questi numeri. Se, e sottolineo se, ci saranno dei numeri sbagliati, io non avrò problemi, io, né i miei assessori né i miei dirigenti, a cospargermi il capo di cenere e a rivedere i calcoli. Ma se i calcoli sono giusti, noi, nessuno di noi ha alternative. Ci tocca da cittadini di rivendicare un servizio migliore, su questo sono d'accordo con tutti quanti voi, ma chi paga? Ma chi paga? Fuffa!